Ciao amici, oggi parliamo di Caveco, un inchiostro, lo Smokey Grey, uno dei due che recentemente sono stati aggiunti alla tavolozza dei colori, colori interessanti, non scontati, sono colori base, ma sono decisamente interessanti, ne parleremo fra poco. Il calamaio è diverso, è stato oggetto anche questo di una revisione da parte dell'azienda, un'azienda giovanile, dinamica, con uno staff giovane, estroso, insomma, spero che ci riservino altre belle sorprese. Smokey Grey lo proviamo questa volta sulla Percheo. Ho messo un pennino abbastanza largo così poi lo andiamo a vedere in maniera particolareggiata. Sapete che Caveco aveva il calamaio da 30 ml sostituito poi da quello molto più bello e anche conveniente da 50 ml. Più bello perché comunque, beh, sì, forse dai una forma un pochettino più originale, ma soprattutto un'imboccatura più generosa che consente di mettere dentro penne più larghe, quindi grazie all'imboccatura, e consente appunto di caricare più agevolmente quelle penne. Perché io vi dicevo, la gradazione è quella di 1,5, quindi un pennino generoso. Questa resta un'ottima stilografica. L'inchiostro, come si chiama? È un inchiostro Smokey Grey. Un grigio mi pare assolutamente neutro nel colore, con delle sfumature che in verità attengono più al flusso della stilografica dell'alimentatore, diciamo ancora più che della stilografica in sé, che come vedete crea queste variazioni, però è molto piacevole, come ripeto è un inchiostro, è una tonalità secondo me neutra, leggera quando andiamo a disegnare con un tratto più sottile, ben più consistente e corposa quando invece utilizziamo per esempio uno stab come questo nella sua parte verticale. Ho provato ovviamente prima di raccontarvi anche con altri segni e quindi andiamo a vedere con altri segni, con altri pennini e con altre carte. Allora cominciamo con una carta comunque bianca, cioè non rigata. Questa è la Blasetti, ovviamente questa volta l'ho messo su una punta più sottile, perché? Perché così vi serve un pochettino da riscontro per capire quanto diventa visibile, in effetti qualsiasi inchiostro grigio tende un po' a sparire quando si tratta di un pennino molto sottile. Questo è il pennino fine della Caveco Student, però tutto sommato su una carta come questa, che è la Blasetti, che non è nemmeno così specchiata, cioè brillante, rifinita come invece Rodia che vi sto mostrando, mantiene comunque un po' di leggibilità. A me non dispiace perché, torno a ripetere, è uno di quei grigi abbastanza neutri. Trovo che il grigio, se grigio deve essere, mi piace che non abbia delle dominanti violacee, bluastre, poi per carità, a seconda dei casi, ma in generale mi piace che si tenga un pochettino neutro. Qui abbiamo con la DA2, ma un pennino medio, quindi il tratto, come vedete, non varia molto dal punto di vista della saturazione, quindi molti inchiostri, con il tratto aumentano ovviamente il loro effetto di profondità, di saturazione, anche se non è l'aggettivo più preciso, perché la saturazione dipende da altre cose. Però come vedete si tiene molto costante, e altrettanto costante utilizzato con questo Percheo, che è lo stesso pennino che ho utilizzato, ma come potete vedere la tonalità, che sia un tratto spesso così o questo, è molto molto simile, quindi lineare potremmo dire. Quello che cambia invece è la finitura della carta. Le cose si complicano un pochettino quando lo andiamo a mettere alla prova con un pennino sottile su una carta rigata, in questo caso una carta grigia tra l'altro, e si perde effettivamente un po', ma
ma resta comunque leggibile con un pochettino più di sforzo da parte dei nostri occhi. Insomma, non è certamente l'inchiostro che andrei a suggerire a chi deve leggere velocemente quello che ha segnato, per velocemente intendo, insomma, con agio. Come vedete, anche in questo caso, il tratto più corposo lo rende soltanto più efficace visivamente, ma la tonalità, la timbrica, chiamiamola così, di questo inchiostro resta molto costante e resta costante anche quando passa da una carta, diciamo così, con una finitura un po' porosa, non troppo liscia come questa Blasetti, a questa pigna, rigata che vi ho mostrato. Passa dall'altra parte, ma neanche se vi sforzate, neanche qui, dove vedete che ho caricato un po' di più, lo stesso dicasi per l'altro blocco. Stiamo parlando di una carta da Blasetti da 50, da 50 grammi, scusate, e quest'altra è una carta comune del blocco Pigna Style, meno che meno sul Rodia che ho provato, passa. Sfumature, saturazioni, scusate, sfumature, shading, beh, vi dicevo, sono più legate, secondo me, al pennino che utilizziamo, quindi al flusso dell'alimentatore che crea questo tipo di variazione che può essere espressiva, a me personalmente piace, ma a qualcuno magari può disturbare, perché con la scrittura fluente non c'è, come vedete, alcuna traccia di questo. La troviamo ancora una volta, come vi mostravo, con un tratto largo e probabilmente, ecco, su questa carta che è la Blasetti che assorbe in maniera diversa, c'è poca traccia persino con un tratto più consistente. Questo inchiostro può ricordare qualcun altro? Non sono un grande appassionato di grigi, quindi non ho un archivio così completo, però giusto per farvi qualche accostamento, l'Erbin Stormy Grey è senza dubbio più scuro, è un grigio che tende al nero, al di là del fatto che è un inchiostro di quelli shimmering. Invece il Sirimiri di Fritz Schimpf, che è uno di quelli che sto usando perché mi piace molto e lo vedrete in un prossimo video, anche questo è un pochettino più scuro. Dobbiamo arrivare a che cosa? All'agata della serie Crystal per avere un grigio che però è persino, per i miei gusti, persino troppo slavato, quasi sfuggente, perché rispetto al perché, tra l'altro, crea anche meno problemi di compatibilità con le penne stilografiche. L'agata dell'Ami non è un inchiostro facile. Quello al quale si avvicina di più in assoluto, secondo me, è il Diamine Grey, che però, come potete vedere, è un grigio un pochettino più convinto rispetto allo Smoky Grey di Kaweco, un pochettino più convinto, più deciso nella tonalità, un pochettino più verso il nero, lo diciamo a grandi linee. Il Califoglio Grease de Peine, che come sapete è una tinta di riferimento, come vedete, spero si possa vedere, invece ha una contaminazione di azzurro blu medio molto 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 desaturato, che comunque lo sposta ampiamente dallo spettro del grigio medio, che secondo me dovrebbe centrare proprio questo inchiostro.